Buonasera, buonasera Rinella, che bello, era un sogno, perché dovete sapere che nel 2007 la prima edizione, il festival ha compiuto 17 anni, il prossimo anno è maggiorenne, chissà se lo compirà questo 18esimo. Ho voluto tanto questa serata, ho parlato subito con un sindaco che apprezza la cultura e che ci ha subito sostenuto e quindi io inviterei qui subito sul palco, su questo palchetto, Giacomo Montecristo, il sindaco di Leni, che ringraziamo per aver accettato questa utopia. Grazie, buonasera a tutti. Quando Giovanna Taviani, ormai direttrice artistica per 17 anni di questo festival che ha varcato i confini nazionali e ha avuto un grande successo, mi ha proposto quest'anno di ritornare a Rinella, a Leni, io sono stato molto felice e gli ho detto: guarda, la migliore occasione è quella di farlo di nuovo sulla spiaggia, dove tu hai ricordato la prima edizione in maniera brillante. Quella sera è stato veramente un grande successo e lo sarà anche questa. Grazie tante e buona serata a tutti e Grazie direttamente. sindaco, approfitto per ringraziare anche la comunità di Leni, cui farei un applauso. Grazie Etta per essere qui in questa edizione che celebra Donne oltre confini. Abbiamo deciso di inaugurare con uno spettacolo, un conto, tratto in parte dal grandissimo romanzo di D'Arrigo Orcinusorca. Si chiama Homo a mare, il conto delle sirene. Vi auguro buon ascolto e grazie. Tu a pensare ai sirene, non hanno uso di gambe, ma fanno una figura e una comparsa. Non si muovono mai da quello scoglio là, stanno sempre là. Che manche femmine cavadduna s'hanno ferato mai a fare. Fottitine, riamme. Quanta sciata si fa a un secondo che a testa non si fa per tutta una vita intera, chiamme. Tagliate, tagliate, e ora tagliate, e attentata mia, senza iamme, a petto nuro, ianculat duro duro, e dalla sirena bedda sparta inserta, con l'arte sua mamma lucchina, s'occupassa bric, goletta o brigantina, a bordo di st'imbarcazioni, uomini, all'asciutto un quanta femmine, cantano e sospirano tristizza, e in testamente si scanciano parole sbuccate, minchia che buona, minchia che duce, minchia gran paru rimini. Oh, menne, mennazze, ramassucare, l'avemo ianco, l'avemo duro, l'avemo stupetto nuro nuro, forza, oh marenaro, afflitto e stanco, vene a ricrearti tutte l'ossa, oh mammare, oh mammare. È un primo boccone, è un pezzo forte di ogni uomo. O pesce con la barba. Oh mammare, oh mammare. Io vorrei sapere dove la siete andata a pescare voi la vostra sirena, Don Mimì. Cosa c'entra questa sirena che raccontate voi? Ma sutta da fotografia non è che c'era scritto sirena, c'era scritto foca. Ma dico, ci può essere mare, una femmina più femmina la serena costa costa? Pigliate, 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 ma chi se scandaro, pigliaro e scapparo e s'allontanaro e cominciare a vogare e vogando, 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 vogando s'allontanaro il duiotto maledetto sentiva voce di fora di suo compare Tore che ci vociava o marito, c'è un marito, specciati che sta arrivando un marito! Un
marito era un cristianone alto, 1,90 m, che capite più. Arrembate, pirati saracini, arrembate, grazia mai, grazia, arrembate. Ossia, è uomo di mondo, e la vista a sapere che cu mangia fa mutriche. Passasti amori amori, come ti la passasti, amori amori, amori amori. Tormento, lo momento che rapeve l'occhio in terra da sto inferno, terra che non senti, che non vai capire, che non dici niente e rendomi morire, terra